Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sala San Francesco. Anche questo è un luogo molto importante del convento. All'epoca, con la presenza di Padre Pio, questa era clausura. Però qui Padre Pio incontrava le persone che volevano raccomandarsi a lui, le incontrava di sfuggita perché lui attraversava questa sala e qui c'era qualcuno che chi gli chiedeva qualcosa, chi gli affidava una lettera, chi gli affidava le sue sofferenze, i suoi guai. E Padre Pio dava paterne benedizioni, dava dei consigli, dei saluti, ma non vi nascondo che qualcuno da questa sala è stato anche cacciato, bruscamente. In questo luogo, perché in questo mese di maggio a noi piace raccontarvi la bellezza di questo mese che Padre Pio considerava sempre il mese più bello dell'anno, e qui lui spesso sostava un attimo prima di cominciare o terminare la sua giornata, un saluto alla Madonna di Fatima e poi tornare in cella, nella sua stanza, oppure riprendere la giornata per andare a confessare o per andare a celebrare la messa. Ci piace qui leggervi una lettera di Padre Pio ripresa dal suo epistolario, il volume numero 1, del 2 maggio del 1912. Ecco, una lettera significativa, interessante, perché Padre Pio scrive al suo direttore spirituale, nonché il suo padre provinciale, Padre Benedetto, su dei dubbi. Dubbi che sono suscitati da Satana sullo stato di grazia. Ecco di che cosa parla. Ella ben sa che le guerre spirituali sono moltissime, queste non mi si affliggerebbero di certo se sapessi che ne andassi sempre esente dall'offesa di Dio, ma ciò che mi affligge sommamente è nel non poter conoscere se ho acconsentito alle tentazioni oppure no. Veramente una volontà presentemente che mi assoggetterei volentieri, scrive Padre Pio, ad essere diviso in mille pezzi anziché determinarmi ad offendere Dio per una sola volta. Ricorro alle volte al confessore e lì per lì me ne rimango un po' di calma. Parmi alle volte di sentire il bisogno della confessione, ma non ho quasi che dire al confessore, niente di preciso mi ricordo, anche all'altare, Padre mio, e Dio solo sa quanta violenza bisogna che mi faccia per evitare ulteriori peccati. Adesso mi dica, come debbo comportarmi su questo punto? Debbo o non sono tenuto a confessare tutti i peccati, dubbi, o se potessi parlare a voce? Anche con lo stato fisico, racconta Padre Pio, mi sento assai male, tanto che ho passato vari giorni a letto. Ma di tutto questo ne godo, e a me sembra mi diserbare sempre un animo allegro e rasserenato, perché ricordo con piacere il sacrificio fatto nel Signore della mia vita, e se non fossero le afflizioni spirituali che mi straziano il cuore, starei quasi in un paradiso di delizie. Ma si faccia la volontà di Dio.